Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Clash of Clans. Oggi, infatti, volevo andare a fare tre attacchi alla base del costruttore qui nel nuovo mondo, però volevo anche farvi vedere che comunque sto andando un pochettino avanti. Adesso sto facendo le mura a livello più alto possibile, a livello 6, cioè allo stesso livello del centro del villaggio, e lo sto portando piano piano avanti con gli attacchi, ma volevo andare a fare tre attacchi qui perché ragazzi gli sgherri li ho potenziati un sacco. Gli sgherri c'ho a livello 7, adesso sto potenziando i cuccioli di drago e devo dire ragazzi sono abbastanza devastanti e il risultato dell'attacco dipende per lo più dal livello delle difese aeree che lui ha. Infatti ecco, questa per esempio è una brutta cosa, però ci possiamo prendere subito questo, quindi a questo punto andiamo da questa parte, così, quasi diciamo qui, diciamo così, poi ci piazzo tutti gli sgherri, ragazzi, sono veramente fortissimi, ne sono anche tantissimi. Quindi andiamo a vedere quanta percentuale riusciamo a rubare, parecchia, e soprattutto il centro del villaggio ci prendiamo. Adesso dovremmo focussare le difese aeree tra pochissimo. Poi sarà questa qui, le mine, che ci faranno fuori tutto, ma per lo più ci becchiamo un bel po'. Vediamo, ecco, che partono. Da adesso abbiamo, diciamo, gli sgherri contati. Ecco qua che partono le ultime bombe aeree sul 61%. Miss, miss, dai, rubati il cannone, rubati il che non ce la fa. Non ce la fa. Va bene, 61% quasi sicuramente ce la siamo beccata. E infatti è così. Ieri, ragazzi, voglio segnalarvi che ieri ho fatto un doppio 100%, un doppio 100%, eccolo qui, doppio, e non mi sono ancora visto un attimo il suo replay, quindi volevo andarlo a vedere per 4 velocità. Parte da di là, me lo fa fuori subito. Ah, è vero, era disattivo prima. No. Ah no, ieri non so se era disattivo, devo rimetterlo, però penso di no. Mi ha proprio sfondato. Vorrei un attimo rivederlo però, un secondo. Ah no, era disattivato lo schiacciasassi qua. Sì, ricordavo bene. Lo stavano costruendo, lo stava migliorando. Perfetto, allora andiamo a velocizzare, possiamo potenziare. Abbiamo 290.000. E possiamo fare la torre dell'arciere, il Tesla occulto. Il prossimo quanto prendiamo? 80k. Non dovremmo sforare con 80k. Quindi andiamoci a prendere questi 80k e poi valutiamo. Valutiamo. Allora, vediamo un po'. Prossimo attacco. Chi ci capiterà? Le mine anche qui ci sono, ma il centro del villaggio è da questa parte, in modo tale che se noi attacchiamo da qui, diciamo che potremo spazzare via gran parte del villaggio. Allora, facciamo così. Facciamo tirare due hit e poi andiamo così. Perfetto. D'ignoranza, ma tutti questi sgherri fanno un sacco di danni e quindi speriamo che la quantità e anche la discreta qualità di questi sgherri ci permetta ogni volta di beccare un sacco di percentuale. Siamo al 35. Sono sparpagliati molto, il che potrebbe essere anche un bene per le mine. Ci becchiamo un pochettino di più. Peccato qui è rimasto in fin di vita. Vediamo, si tirano giù la torre sul 61, ci siamo riusciti a prendere il 7. Ah, per poco, per poco, per poco, va bene, 61%. Vediamo che cosa ha combinato lui, quasi sicuramente l'abbiamo vinta. E invece sta ancora aspettando, il che non lascia ben sperare, potrebbe stare a fare una percentuale più alta della nostra. Invece no, abbiamo vinto, e possiamo subito andarci a fare. Ah no, adesso però scoppia il magazzino e quindi dobbiamo fare una scelta. Il Tesla occulto o la torre dell'arciere, andremo a rinunciare a una di queste due difese. Però ho deciso di migliorare il deposito di Lysir, così non influenza neanche questo combattimento ed è una cosa che va fatta. Possiamo andare con il terzo. Vediamo un po' che cosa ci becchiamo.
Non ha le mine. Ah no, ce le ha. Ok, allora dobbiamo provarci come al solito a fottere il castello. Potremmo tenere qualche truppetta. Magari teniamo un paio di sgherri. No, qui è nel range. Posso mettere gli arcierini. Allora, per rubare un po' di più, non so se ne vale la pena, effettivamente. Per queste due strutture, magari potremmo fare parecchi più punti. E invece no, invece no. Voglio provare così, dai, voglio provare così. Allora, mettiamo qui. E li metto tutti vicini. Poi facciamo così, uno qua, uno qua. Prima stella sul 14% con il castello. Vediamo, avanza al 22%, però sono un sacco meno sgherri. E non so se questa mossa sia stata poi tutta questa gran furbata. Dico la verità. Vi dico la verità. Però qui ci riusciamo a prendere anche questo. È nel range. Qui conviene a questo punto metterli tutti e tre subito. Vediamo, ci riusciamo a prendere anche quell'altro. Seconda stella 53%. Non male, non male, va bene. Vediamo che cosa ha combinato lui. Se ho beccati forse anche il terzo. Qui dove vuole andare a morire, quindi del tutto inutile, del tutto inutile. Vediamo. 53 vittoria, come sempre, come sempre. Ok, perfetto, i tre attacchi sono finiti, non c'è niente da potenziare e null'altro da fare. Quindi per questo video è tutto, volevo ovviamente come sempre andare a salutare tutti gli Aerie Splatoon, ragazzi che è il mio clan, e quindi io vi saluto, lasciate un bel like e un commento e ci vediamo come sempre nel prossimo video.